Allora, siamo qui con Giancarlo Dotta, co-titolare dello Sport Villaggio di Cuneo. Gli facciamo qualche domanda sul suo club. Allora, innanzitutto vogliamo presentarlo, parlare un attimo delle aree che comprende, del concetto che è alla base del club. Allora, Sport Village nasce, come dice la parola, come da un concept completamente diverso da quello degli altri centri fitness. Cioè, nasce da una mia pregressa esperienza nel Club Mediterraneo, quindi io volevo creare un villaggio sportivo, ma con tutte le caratteristiche del villaggio. Quindi spazi aperti, via muri, via sale corse, via tutto quanto, niente animatori, ma niente istruttori, professionisti sì, ma proprio perché hanno un alto livello, l'alto livello si vede nel scendere al livello di tutte le persone. E quindi un villaggio dove tu quando entri, i vecchi concetti, la scheda, ma mi fa meglio fare, io faccio solo pesi, faccio solo le robe, finiti. E guarda, qua inizia un tuo viaggio, in questo mi ha molto aiutato il concetto journey che poi descriverò successivamente, un viaggio virtuale all'interno del club. A seconda del tuo stato d'animo della giornata o del tuo essere nella vita di tutti i giorni, puoi essere zen, quindi andare in un'area relax e trovare un istruttore che ti parla, chiacchiera con te, discute con te, o puoi trovare l'estetista che ti fa un massaggio rilassante, così come puoi andare in una qualunque area del club e iniziare ad allenarti su un qualsiasi macchinario. Ed arriverà un istruttore che cercherà di capire, ti chiederà in forma sì, ma perché cosa, ti fa capire che magari stanco non è allenato, ti ripulisce un po' la mente dai vecchi concetti, però molto easy, mo molto Esatto, tranquillo. gli istruttori che compongono il team dello Sport Village di Cuneo creano una squadra, fanno squadra e creano una squadra e questo è percepibile subito entrando. So che la selezione del personale è stata fatta in maniera innovativa, nel senso che oltre al vario passaparola, ovviamente perché Giancarlo Dotto è un veterano, diciamo, nel No, no. settore. Un grandissimo esperto, la caratteristica innovativa è stata mettere un annuncio, tra virgolette, su Facebook. Sì. Come si è svolta Ma questa? innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare, visto che io sono un nonno dell'età dei segnali di fumo ancora, quando ho cercato una giovane grafica, in tema con tutto il team giovane che stavo cercando. E questa grafica mi ha detto: io guarda, se mi dai carta bianca ti propongo una cosa completamente innovativa. Niente cartellonistica, niente di niente di niente, Facebook. Non sapevo nemmeno cos'era, sono andato a comprarmi dei libri, ho letto, ho detto vai, proviamo, perché no? E ha E funzionato. ha funzionato tantissimo, abbiamo avuto un sacco di contatti, siamo andati avanti con Facebook sempre, ogni tanto mettevamo un video. Di cose innovative, abbiamo iniziato a mettere il video del Queen, a dire ci sarà Sport Village, abbiamo Quindi è una messo, pagina aggiornata, è in continuo esatto, aggiornamento. andavamo in continuo aggiornamento, poi abbiamo iniziato a dialogare con la gente, a chiedere ma conosci qualcuno che abbia queste caratteristiche, laureato in scienze motorie, ma soprattutto che abbia un sogno da realizzare, contattaci. Quindi avete attivato anche un passaparola Abbiamo attivato un mediatico. passaparola mediatico che ha dato i suoi frutti perché abbiamo avuto un 250 richieste di colloqui. Abbiamo messo quasi 6 mesi a vagliarli tutti, di questi 250 ne abbiamo selezionati 20. Questi 20 hanno fatto un tirocinio prima dell'apertura del club di quasi 2 mesi e da questi 20 ne sono usciti 14 che compongono attualmente il team. Il team si trova a che fare con un concetto che è quello Life Fitness, il concept journey. Come si trova il team a seguire i soci proponendo questo stile d'allenamento, perché effettivamente è uno stile d'allenamento, e come si trova il socio a seguirlo, a rispettarlo? Dunque, come si trova il socio? Basti pensare, senza voler fare, che siamo riusciti, grazie al passaparola dei primi soci, quelli che io chiamo gli adottatori precoci, citando la mucca viola, e quindi
siamo riusciti a creare un passaparola tale che ci ha fatto chiudere quasi 1000 abbonamenti in una sola settimana, annuali peraltro. Quindi sono stati tutti entusiasti. Entusiasti perché il concetto Journeys ha entusiasmato anche gli istruttori che ci hanno messo un attimo in quei 2 mesi a capire cosa andavamo a fare. Mi ha avvantaggiato il fatto che fosse una squadra di istruttori la cui caratteristica base doveva essere non aver mai lavorato in nessun'altra palestra, proprio per non dover perdere del tempo a togliere delle vecchie cattive abitudini. Il concetto giorno è semplicissimo, come tutte le cose geniali sono semplici, varie aree con varie tematiche, un'area dedicata al principiante, l'area di area, un'area dedicata alle donne, un'area dedicata a quelli che amano tirare hard, un'area dedicata allo sportivo atletico che fa il gesto atletico col peso per trasportarlo poi nel gesto atletico che gli serve professionisticamente. Anche abbiamo uno sciatore di Coppa del Mondo che si allena qua con noi, quindi piloti di Formula 1 e via dicendo. Come, in cosa consiste? Semplice. Il cliente non ha una scheda, il cliente non ha niente, ha soltanto un percorso da seguire. Decide da solo il suo livello, è brutto fare i test al cliente e dirgli sei fuori fuori. Un cliente deve essere quello che si sente di essere. Mi sento un principiante? Bene, andrà da solo nell'area principiante. Nell'area principianti, che non abbiamo chiamato, nessuno vuole essere principiante, quindi array di area, un'area di inizio, inizia questo tuo viaggio virtuale, questa tua giornata, journey, questo viaggio. Va nell'area principiante e troverà un istruttore che svilupperà tutte le tematiche coadiuvato da tutti i macchinari necessari a una persona che inizia il viaggio. Se poi questa persona curiosa dice voglio andare laggiù, prego, vai, e nell'altra zona c'è un altro istruttore. Anziché avere il classico istruttore che va dietro al cliente, l'istruttore rimane in queste piccole piazzette virtuali, sempre a disposizione, come un bar nella piazzetta. Tu vai al bar e trovi gli amici. E si crea anche una comunità, perché essendo proprio strutturato a piazzetta e l'istruttore essendo al centro di questa piazzetta, ride, scherza, chiacchiera con la gente. Altra cosa molto importante del journey che fa sì che tutti gli istruttori vivano Sport Village a 360 gradi. Mi spiego, l'istruttrice che entra a fare le lezioni di aerobica e va via, o al massimo va a dare una mano in reception, qua non c'è. C'è l'istruttrice che è qua, negli orari che lei ha scelto di coprire, 5 ore al giorno, ed è nella sua area corsi. Fa il corso, finito il corso, è a disposizione, quindi a te ipotetico cliente che hai appena finito di fare una sessione addominale, io ti invito, gli istruttori, a dire guarda vai con Emma che ti fa vedere come si fanno gli addominali senza bisogno della macchina, che te li puoi fare anche a casa. Dopodiché dico vai con Marco che ti fa un massaggio rilassante e via dicendo. Questo è quindi un'interazione tra gli istruttori, sono molto contenti loro, sia perché uno impara dall'altro, c'è un bravo fisioterapista che insegna delle cose, intanto ne impara perché non ha mai lavorato con i pesi e via dicendo, e i ragazzi che pendono dalla bocca del fisioterapista. Le istruttrici dell'aerobica insegnano magari dei movimenti un po' più aggraziati ai bodybuilder e via dicendo. Quindi la gente ha risposto molto bene, perché noi ci chiedevamo, aprendo, alcune ci sono palestre molto su danza e attività musicali e palestre molto ex bodybuilder o via dicendo. Come reagiranno le persone? Noi offriamo un putpurri, piacerà o non piacerà? A chi dobbiamo rivolgerci? Vogliamo una palestra di culturisti? Poi abbiamo deciso no, noi non vogliamo niente, facciano loro. E beh, da noi è nato un nuovo cliente. Quello che fa la nostra forza adesso è che noi abbiamo reso introvabile altrove in città quello che offriamo. È un po' la vecchia pubblicità della Yomo di Beppe Grillo, provate a comprare un altro yogurt se ci riuscite adesso. Cioè, provate ad andare da un'altra parte se ci riuscite. Questo è il successo del giorno. Provate a comprare un altro yogurt. No. Ringraziamo Giancarlo Dotta e vi invitiamo a proseguire il viaggio.